La grande musica italiana è presente, bisogna dire quest'anno ormai siamo bene nel 91, ma diciamo nel 90 e 91 con straordinari prodotti. Mancava l'appello Pino Daniele, è arrivato anche questo uomo in blues. Ci stai bene in blues però, ti torna Pino. Tu dici che mi torna? Ti torna. Per radio sembra un blues, cioè... Per radio poi soprattutto. Radio sembra meglio, cioè si vede meglio. Adesso lo vedete, ecco, sta facendo un passaggio in questo momento di fronte al nostro microfono ed è un... Tu che pensi, che la gente è scema veramente? Dici che non ha bocca? Tu non puoi fare una cosa del genere. Non ha bocca? No, assolutamente. Non stai in blues? Non devi fare una cosa del genere. Ma perché no? Ma pensa come ti immaginano in blues. Non ti devi permettere di fare una cosa del genere. Ma l'immaginazione, come un tempo si diceva, tutto il potere all'immaginazione. Un tempo, adesso bisogna guardare le cose come stanno. La pratica. La pratica, purtroppo. Benvenuto Pino Daniele a Radio Norba. Io sono contento che mi date l'opportunità di parlare. Anche perché sei io sarei che sto parlando. No, stavo dicendo proprio questo. Perché io divido i cantanti in due cantanti e gli artisti, insomma, della musica, in due categorie: i cantanti e basta, i cantanti parlanti. Ci sono i cantanti e basta che dicono soltanto ciao, oppure come stai, come le bambolette quando le giri, no? E sì. Poi ci sono invece i cantanti parlanti. E tu sei di questa seconda categoria, voglio dire. E appunto, questi grandi artisti che maturano dentro tutto quello che è in fondo la loro vita. E tra l'altro, ecco, proprio in questi ultimi due anni per te sono stati momenti abbastanza anche difficili, vero Pino? Ecco, ti sono serviti al Pino Daniele artista questi momenti, certamente non io facili. Io ho scoperto che quando uno non ha dei momenti, diciamo, facili, poi magari scrive canzoni, scrive meglio, insomma. Infatti ho deciso l'anno prossimo di tagliarmi una gamba in modo da vendere 1 milione di copie. Cioè, può darsi che se ti tagli una gamba o ti succede qualche cosa, se uno vende di più. Cioè, dipende. È questo che volevi dire? Sì, voglio dire, certo, in fondo è anche questo, però questo è un estremo, diciamo. Ma dai, no, scherzi a parte, no, non serve a niente. Scherzi a parte, per un artista è importante fare delle esperienze, vivere in una certa maniera, poi nella vita possono succedere tante cose, quindi tu le affronti queste cose e poi dopo le superi. È importante, quando le superate, ti rendi conto che è importante per fare il tuo lavoro avere una certa... non stressarsi molto, oppure, capito, non arrivare ai massimi dello stress, perché lo stress a volte ti può procurare dei problemi, come è successo a me, che ho sempre lavorato come un pazzo, ma a un certo punto mi sono dovuto fermare. Però devo dire che questo non influisce sul modo di creare di un artista, perché se un artista crea in un certo modo e scrive delle cose è perché ha delle cose dentro da dire, quindi influisce fino a un certo punto. Può influire sulla vita estetica, sulla vita di tutti i giorni, da un punto di vista di quotidianità, ma non certo per la creatività. Però determinate sollecitazioni altre persone, per altre persone sono sollecitazioni e basta, che rimangono abbastanza sterili, per altre invece possono essere seme di idee, di situazioni. Ecco, dall'altra, a proposito di stress, tu ti sei creato una situazione antistress lì a Formia, dimmi se è vero, perché è vero che hai fatto una sala di amici? No, l'avevo fatta, poi praticamente è durata quasi 8-9 anni questa sala, adesso non c'è più. E quindi vado a incidere i miei dischi fuori, vado a Milano, vado in altri posti. Ma non l'hai mantenuta per suonarci con gli amici? No, solo così per... No, c'è un posto a casa dove suono con gli amici. Poi mi sono fatto un posto, tipo... Un garage? Sì, un garage, una saletta prove, studietto per me. Però non ci registro, non ho più macchinari per registrare, vado a registrare fuori. Anche perché così a casa sto un po' più tranquillo. Quindi lontano da... Meglio. Ed è soltanto una casa dove peraltro si può anche così suonicchiare qualcosa. Quando vengono a trovarmi gli amici, una c'è una batteria, un pianoforte, una chitarra, insomma. Ecco, questo è l'artista Pino Daniele. Tra l'altro, ecco, tu hai detto certo ci sono altri suoni in un'altra sala. Ecco, tu questo disco, ad esempio, dove l'ho registrato, e diciamo anche l'equipe con cui l'ha registrato, che è un'equipe di tutto rispetto. Sì, questo ho registrato a Logic Studio a Milano ed è tutto in digitale. Ho fatto un disco tutto fatto in digitale su un 48 digitale con la missata Greg Jackman, che è un ingegnere inglese che lavora sempre con me da diversi anni, svariati anni. C'è Pino Pischetola, che è un altro ingegnere che lavora sempre a Logic,
Abbiamo fatto il cutting a Abbey Road di Londra, abbiamo suonato tra musicisti americani, Herbie Schwartz contrabbasso, Gary Sheffield batteria e Mick Goodrick alla chitarra, che ha fatto due pezzi con me come ospite. Poi c'è Rosario Hermano alle percussioni, che ormai suona con me da 20 anni. C'è Danilo Rea alle tastiere. E poi sto preparando un gruppo adesso con Carl Potter, che è uno dei miei fidati musicisti, un altro percussionista, Rosario, c'è un bassista brasiliano, c'è Sergio Esposito alle tastiere, stiamo facendo un quintetto per andare a cominciare a suonare in Francia, penso all'inizio di marzo, faremo festival di Bourges, festival a Parigi di jazz, queste cose qua. Ecco, una curiosità potrebbe essere come questi tanti momenti di musica, questo sangue musicale di diverse etnie, di diverse culture, anche se sia fuso in un disco, dimmi se sbaglio, praticamente quasi suonato dal vivo, in fondo poi. Sì, in realtà è quasi suonato, quasi tutti i pezzi sono suonati dal vivo. Dal vivo, ecco, come si sono fusi questi tanti musicisti che tu hai chiamato a raccolta? In base a un arrangiamento che uno ha preparato prima. Cioè io Ma non proprio il lavoro, come è stato? Cioè come si sono trovati insieme proprio? Bene, perché per esempio Goodrick e gli altri due americani sono insieme in trio, quindi a me serviva un gruppo che facesse trio di blues, e loro facevano trio di blues, quindi ho preso loro tre e ho fatto suonare Goodrick due pezzi con me, con la chitarra acustica, chitarra elettrica, contrabbasso e spazzola, batteria con le spazzole. Invece gli altri li ho fatto suonare in alcuni pezzi, contrabbasso, è venuta fuori una bella cosa, anche perché ho preparato prima gli arrangiamenti, non sono andato in sala impreparato. E loro si sono fusi insieme al gruppo, invece, chiamiamolo italiano, mediterraneo, sì, napoletano, sì. No? Sì, sì, Rosario e poi Danilo Rea, che è un pianista italiano, uno dei migliori che c'è in Italia, insomma. Che sentiamo adesso? Noi abbiamo sentito in apertura proprio Scatafone qui a Radio Nova. Che vogliamo sentire adesso da questo disco? Mi consigliere di mettere Femmina.